Inaugurazione della piscina comunale, davvero una chicca. Sì, penso che sia evidente, un gioiello, e penso che ricordiate anche com'era un po' di mesi fa. Veramente una cosa bella, io credo che sia un impianto che possiamo rivendicare con orgoglio tra i più belli in tutta la provincia di Caserta. Ed è un modo per valorizzare il patrimonio comunale, quindi per metterlo a reddito. Abbiamo avuto migliaia di richieste, chiaramente, dei cittadini casertani che volevano con grande forza l'apertura di questo impianto. Ci abbiamo molto molto creduto, voi penso che non dimentichiate le polemiche che ci sono state quando abbiamo immaginato questa ristrutturazione. Siamo soddisfattissimi perché è un modo anche per valorizzare la città di Caserta, il centro della città di Caserta. Oltretutto mi dicevano i gestori che la piscina apre alle 7 della mattina e chiude alle 11 di sera. Stanno facendo ovviamente convenzioni con tutti, con bambini che hanno problemi, con famiglie che hanno problemi, quindi un grande anche impatto sociale di un impianto di questo tipo. Poi l'ho sempre detto, noi crediamo nello sport, quindi quando si inaugura qualcosa di positivo in tal senso siamo sempre molto contenti, e credo che questa sia la strada, rapporto pubblico-privato. Il pubblico purtroppo non sempre può riuscire a gestire beni patrimoniali, soprattutto in un comune in dissesto, per cui la sfida è quella a collaborare con i privati di qualità che credano nella città di Caserta, e credo che questo sia l'esempio vivente di come si possa credere nella città di Caserta, si possono realizzare impianti a Caserta, che Caserta non è solo la città della Reggia, la Reggia devono venire i turisti, a Caserta però devono rimanere i casertani. Credo che questo sia il segnale un pochino giusto che vogliamo dare in un momento che per noi è difficile ma dal quale stiamo uscendo. Dopo tanta attesa, finalmente la piscina comunale in realtà. Sì, finalmente riapre la piscina comunale, una bella sfida è stato valorizzato il patrimonio comunale, è aperta dalla mattina fino alle 11 di sera e c'è la possibilità, insomma, per tutte le categorie di persone a partecipare. C'è anche un po' del suo in questa riapertura? Sì, ci ho creduto molto nel presidente Ida Rossi, mi ha dato la possibilità di seguire i lavori, mi ha dato la possibilità di far sì che l'amministrazione faceva parte attiva insomma, della piscina comunale. Tra l'altro l'impianto è a due passi dal comune, quindi potrebbe essere, ecco, interessante anche sfruttare in tal senso. Certo, una forma di sfogo anche per noi, insomma, dipendenti comunali, abbiamo fatto le convenzioni con i figli, quindi c'è una forma di sfogo anche per noi, insomma, e di aggregazione, no? Per la città, per i bambini, per le associazioni. Inaugurata la piscina comunale di Caserta, andiamo a scoprire che cosa è possibile trovare all'interno della stessa. Sì, in pratica noi effettuiamo corsi dalla mattina alle 7:30, abbiamo dei corsi di nuoto libero e dei corsi con istruttore, oltre al nuoto comunque abbiamo dei corsi di acqua gym, dei corsi di idrobike e in più abbiamo tutto il pomeriggio riservato a tutti i turni per i bambini e in più anche il sabato mattina abbiamo dei corsi baby dove in pratica i bambini possono scendere in acqua già dalla tenera età fino a 2 anni con un pannolino acquatico. In più abbiamo dei corsi anche nell'ora di pranzo, anche per agevolare anche gente che lavora in mattina e nel pomeriggio abbiamo i turni anche a ora di pranzo e in più anche dei turni in tarda serata, in modo la gente che stacca alle 8 di lavorare può tranquillamente venire e frequentare i corsi di nuoto, di idrobike e di acqua gym. Per eventuali iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente in piscina? Certo, tranquillamente si può venire prima, anche un quarto d'ora prima di iniziare la lezione, si porta documentazione per effettuare l'iscrizione e si può scendere anche direttamente e seguire il corso. Quindi è una cosa di pochi minuti per effettuare subito l'accesso in piscina.